Spero che stiate bene, sono contentissima che mi seguiate anche su Facebook e Instagram. Ho visto tante persone in più e vi ringrazio e finalmente ho un po' di tempo per registrare un video e per rompere un po' il ghiaccio perché è difficile parlarsi da sole in una telecamera, soprattutto dopo un po' che non si fa, ho deciso di fare uno di quei video sui prodotti finiti, quindi che ho utilizzato e anche ho qualche scatola di prodotto che sto usando adesso, così parliamo un po' dei prodotti che ho usato durante l'estate. Sono pochi, voi lo sapete che non faccio tantissime recensioni, non compro tantissime cose, ma ultimamente qualcosa ho consumato e allora vediamo un po' che cos'è. Allora, quest'estate ho usato questo prodotto di Martina Gephardt che è finito, che è il Face and Body After Sun, appunto di Martina Gephardt. Mi sono trovata benissimo, un fluido che ha delle piante, un inci molto particolare, molto diverso dagli altri dopo sole che voi trovate sul mercato. Vediamo se si vede qualcosa. Sì. E questo qua mi piace, lo ricomprerò e per la verità dà un senso di freschezza. Credo che possa essere usato anche durante l'inverno, magari come fluido post depilazione, penso che vada più che bene. E comunque mi è piaciuto. I prodotti di Martina Gephardt sono molto puri, arrivano sempre in confezioni di vetro e mi piacciono quasi tutti, ecco. Veramente è stato un buon acquisto. Poi ho preso per l'estate, ma questo per me non va bene per l'estate, l'unguento alla propolis per elasticizzare la pelle, proteggerla. L'ho usato per il corpo, per il décolleté, un po' anche sul viso, ma poi mi ha dato una reazione allergica qua vicino all'occhio, per cui non l'ho più usato sul viso, l'ho finito per il corpo. E come tutte le creme che creano allergia, poi fi si finisce per consumarle, per usarle sui piedi. Quindi, come crema, è il solito unguento di Martina Gephardt con la particolarità di essere arricchito di propoli. Non penso che lo ricomprerò perché mi ha dato quella reazione e quindi non credo che lo ricomprerò. Però è un buon prodotto. Poi volevo lasciare Dulcis in fondo due oli. Vediamo un po' se riesco a. Allora, questa è una confezione di acqua termale di Avène piccola che io mi portavo nella borsa d'estate un po' per rinfrescarmi. È stata un'estate caldissima, io non soffro il caldo, a me piace molto il caldo, quindi sono stata contenta. Però ogni tanto l'ho usata anche per il baby, fa sempre comodo. E poi ho finito una confezione di Regenerating Eye Cream di Dr. Hauschka. Sì, è una buona crema, non è eccezionale. Diciamo che con il prezzo del sito Sonnen Apotheke, che è una farmacia tedesca dove io ordino questi prodotti online, si può anche provare, rischiare, riprovare perché il prezzo è molto contenuto rispetto a quello italiano. Comunque non è niente di eccezionale, una buona crema occhi, non mi ha mai dato problemi, non ho mai visto risultati strabilianti, non ho ancora, per fortuna, tantissime rughe, se non un po' quelle di espressione, quindi non so veramente se sia un antirughe, però ho avuto risultati migliori su quelle appunto di espressione con altri oli che adesso vi faccio vedere. Poi ho finito una confezione di maschera rivitalizzante, si vede? Sì, di Dr. Hauschka. Anche questa l'avete vista tante volte sul mio canale, quella maschera verde che va su e si assorbe subito tutta, infatti per certi tipi di pelle non deve neanche essere sciacquata via. E usata in piccole quantità va bene anche per sostituire la crema da giorno. La uso da tanti anni, mi piace molto e quando posso la ricompro sempre. Dunque, una confezione di bagno schiuma, questo è nuovo, è una linea nuova di Veleda. Mi piace Nacht Herz,
Mi piace questa linea, ed è una linea antirughe anche questa qua, o comunque per pelli mature. E sì, devo ancora finire di provarla, quindi, però il bagnoschiuma di Veleda è sempre piacevole. È una crema bianca, lo sapete, ce ne sono tante varietà. Quella che preferisco in assoluto, comunque, non tanto come profumazione, ma proprio come delicatezza, è quella gialla, che è il baby shampoo praticamente per bambini. Comunque una profumazione buona. No, no, sicuramente buona, è sempre un po'. Questa è una profumazione dolce e agrumata, quindi le profumazioni lievemente dolci e agrumate sono quelle che piacciono un po' a tutti. Mi piace. Ecco, da ultimo, ah, questo qui, Shame on Me, sì, vergogna perché questo l'ho fatto scadere. È un olio di jojoba, ne ho usato un po' e poi mi è scaduto. Non ho sentito particolari odori, eccetera, per cui posso usare questa rimanenza per fare uno scrub. Però l'ho fatto scadere perché appunto l'estate era veramente tanto calda e umida, la pelle non mi sembrava necessitasse veramente di oli, e allora mi è passata l'estate e niente, ho fatto scadere l'olio. Poi sto provando, per questo faccio vedere la scatola di cartone, perché la confezione in realtà ce l'ho di là in bagno, questo olio di Badger, finalmente disponibile sul sito di Ecoverde, Damascus Rose, non fatevi ingannare dalla rosa in copertina, perché in realtà è a base di olio di jojoba, baobab, melograno, lavanda, e poi sì, c'è la rosa canina extract, eccetera. Guardo il telefono perché ho il pupo all'asilo e quindi lo devo guardare. La Badger è un'azienda che mi è molto simpatica, americana, certificata USDA e anche Natru vedo. E Share Your Beauty with the World. È la rosa, sì, è da sempre nel beauty case delle donne da oltre 2 secoli. E è disponibile su Ecoverde, il sito austriaco dove si trova tutto 100% naturale. Noi tutte ci compriamo, ormai è diventato un mega colosso, quindi Ecoverde. Ho lasciato in fondo i prodotti che mi sono piaciuti di più. Allora, questo qui tutto fasciato, che adesso sfascio perché non volevo fare dei danni, beh, mi è stato consigliato, è l'olio Crowther All. È l'olio per la cellulite. Sì, ok, allora io non so se faccia per la cellulite o meno, però sicuramente rende la pelle delle gambe più liscia, sicuramente molto massaggiabile, quindi piacevole la sera, ha il caratteristico odore ayurvedico, quindi speziato, forte, pungente degli oli Kadhi, e mi piace. Non l'ho ricomprato, lo penso anche questo più invernale, più riscaldante, non tanto estivo per un'estate caldissima, però è un buon olio, mi è piaciuto. E poi, sempre dulcis in fundo, ho finito la seconda confezione di Rosa Moschetta, questo qua olio puro di talcile, dove lo metto 1 o 2 gocce al mattino sulla pelle del viso, 1 o 2 gocce sul décolleté. Sempre al mattino. Prima ovviamente inumidisco la pelle con un po' di acqua termale e olio extravergine di Rosa Moschetta, mi pare che sia anche dinamizzato questo, se non sbaglio. E no, è molto buono questo olio, costa perché costa sui 30 euro, però è un buon olio per le pelli mature, secche, sensibili, funziona bene. Poi ho finito una confezione di fialette dell'olio Veleda, ma di questo vi parlerò in un prossimo video. L'olio levigante alla rosa di Veleda è nuovo, ve ne parlo in un prossimo video perché ho fatto una collaborazione con Veleda e quindi ci sarà un video ad hoc su questo. Però mi ha veramente colpito perché è levigante, è buonissimo questo olio. Se vi capita di provarlo, poi vi racconto tutto nel video ad hoc. E poi in fondo, ho comprato perché era scontato su Ecoverde, mi sono fatta infinocchiare dalla promozione. Ho comprato l'Active Daily Radiance di Suki. Perché l'ho comprato? Perché questa crema colorata arriva in due colorazioni: Porcelain and Natural.
Allora, io avevo avuto porcelain, era troppo chiaro per me, ma la consistenza mi piaceva tantissimo, quasi invisibile, però uniformava il colorito, idratante, delicato, 100% naturale, con un inci veramente fantastico. Allora ho detto, beh, quello era troppo chiaro, provo la colorazione successiva, il natural. È troppo scura. Adesso ho ancora un po' di abbronzatura, non si vede perché per le persone normali questo non è abbronzatura, però per una persona bionda questo è già, è ancora un po' di abbronzatura. E vabbè, naturalmente lo consumerò, non fosse altro magari qua sulle guance, però sempre mi piace tantissimo l'inci e la consistenza. Il problema è che io sono a metà tra le due colorazioni, costa talmente tanto che non ha senso per me prenderne due, anche perché c'è sempre la BB Cream di Anne-Marie Berlin, che non ha un inci spettacolare come questo, che però il suo dovere lo fa, cioè a pochissime gocce uniforma un po' il colorito e rende tutto più bello se si ha un evento particolare di lavoro, una serata, insomma cose così. Per il resto continuo a non truccarmi tutti i giorni perché non sono più non mi interessa truccarmi tutti i giorni, però ogni tanto sì. Fa piacere, insomma, farlo. Quindi la BB Cream di Anne-Marie Berlin, pur non avendo un inci perfetto, perfettissimo, va più che bene per me. Allora, abbiamo ripreso un po' i contatti con questo video, il solito di Carrellata Prodotti. Spero di esservi stata minimamente utile. Ci vediamo al prossimo video. Grazie, ciao.